Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Questa è la parte finale del Vangelo di San Matteo. Un Vangelo molto ricco, lungo, nel quale Gesù è presentato come colui che costituisce il nuovo popolo di Dio, nuovo Mosè, perché pronuncia cinque grandi discorsi. Ed è per questo che è quello che raduna il popolo, è il nuovo popolo eletto nel regno e vuole insegnare a questo popolo come vivere e cosa fare per entrare nel regno dei cieli. Qui siamo nella parte appunto conclusiva, le ultime parole di Gesù, ed io vorrei proprio cominciare dall'ultima parola, fino alla fine del mondo, alla consumazione del secolo, di questo evo, di questo stadio del tempo e della creazione, potremmo dire, tradurre meglio. Cioè, Gesù ci porta a prendere coscienza che siamo nel tempo, l'esperienza, la situazione nella quale stiamo vivendo attualmente è una fase di tutta la creazione, che va verso la sua pienezza, la sua consumazione. Molte volte ha usato questo termine quando ha raccontato tante parabole, per esempio chi non ricorda quella della zizzania, sempre in questo Vangelo, in cui Gesù dice: no, questo non è il tempo, questa non è la fase della storia in cui dovete separare la zizzania dal buon grano. Bisogna aspettare, bisogna avere pazienza che questa esperienza giunga alla sua pienezza. Per ora è un tempo, una fase della storia in cui tutto in qualche modo è mischiato, c'è anche confusione, per cui paure e speranze, incertezze e tentativi di sicurezza vanno insieme di pari passo, ma soprattutto il male insidia la vita, insidia il bene. Ebbene, in questo periodo così difficile della storia e così complesso della storia, risaliamo il testo. Ecco, io sono con voi tutti i giorni. Questa frase che, per quanto è pronunciata appunto in un tempo di esperienza che può far paura, invece vuole dare sicurezza, ci vuole dire che Lui è presente. Io sono con voi, al presente, io sono qui, ego eimi, la grande frase in greco che Gesù pronuncia tante volte, a darci certezza, sicurezza. E questa frase ci ricorda la rivelazione di Dio, di Yahweh, a Mosè proprio quando gli dà il nome, che è significa appunto: io sono colui che sono, io sarò con te. E quante volte ripete Dio nell'Antico Testamento ai profeti, ai giudici, a tutti gli eletti: io sono, io sarò con voi, io sarò con te, vai, ti mando, io sono con te. È la presenza che rassicura, la presenza che protegge, che guida, che elegge e che sa come far arrivare i suoi eletti, come usarli allo scopo del grande disegno della salvezza. Ma adesso questa frase è in bocca a Gesù ed è per tutti i giorni durante questo tempo che consuma la parte finale di tutta la storia. Lui c'è, Lui è quel Yahweh, quel Dio che si è rivelato fin dall'inizio ad Abramo, a Mosè, a tutto il popolo. Lui adesso è qui,
nella persona fisica di Gesù di Nazaret, uomo e Dio, che ci assicura e continua ad assicurarci questa sua presenza di guida, questa sua presenza provvidente, questa sua presenza di re che ci guida e ci vuole introdurre appunto nel regno, nel regno di Dio, quello che sta per venire. E allora cosa fare? Ecco, tornando ancora, risalendo il testo del Vangelo di oggi, Gesù si rivolge e dice loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Anche questo è in continuità, per questo lui può dire: io sono con voi, perché a lui è stato trasmesso, e noi ascoltiamo e capiamo che significa dal Padre, da colui da cui tutto proviene, che trasmette al Figlio questo potere, autorità, il potere in cielo, cioè su tutto il cosmo. Re dell'universo, noi diciamo in una domenica dell'anno liturgico. E questo potere, questa autorità, lui vuole che in qualche modo sia trasmessa e sia usata in questo potere, nel potere di Cristo, dice: andate, li manda, c'è la parte della missione, andate e fate discepoli tutte le nazioni, tutte le genti, tutti i popoli. Come? Con questi due, in italiano sono tradotti questi due gerundi, battezzando e insegnando. Sono i due modi attraverso cui i discepoli, gli apostoli, sono invitati ad essere tramite, strumento per far entrare l'umanità nella Santissima Trinità. Direi sposare Dio e l'uomo, l'uomo e Dio. Far sì che l'uno diventi la casa dell'altro, l'uno diventi la dimora dell'altro. E l'umanità conosca fino in fondo, attraverso il potere di Cristo, l'autorità data a Cristo, che ricordiamo è guadagnata soltanto nel sacrificio della croce, dunque è un potere di amore, è un potere non di armi e di violenza, ma di amore e di donazione. Questo potere, in base a questo potere, l'umanità finalmente può entrare in Cristo. E questo è detto alla Chiesa perché la Chiesa sia non per sé, ma strumento per tutte le nazioni, per tutte le genti, insegnando ad osservare, cioè tutte quelle cose appunto che io vi ho comandato. Ancora una volta ricordiamo i comandi, i comandamenti, cioè la legge che viene data, una nuova legge che viene data, per dire che non è soltanto qualcosa di teorico, ma è una pratica, è una vita, è un modo di vivere e di abitare la terra, quella che Gesù è venuto ad indicare, ad innovare, e questo modo non è un fatto precettistico naturalmente, ma è il modo di vivere da figli di Dio, di sapere che Dio ci è Padre. Chi non ricorda, sia nei discorsi di Gesù, proprio nel Vangelo di Matteo, il famoso discorso della montagna, come nei gesti e nei miracoli di Gesù che faceva continuamente, quanto Egli volesse farci rasserenare, rassicurare che il Padre c'è, che il Padre ci segue, nemmeno un capello del vostro capo sarà toccato. Due passeri non sono forse, non si vendono per un soldo, quanto più voi siete cari al Padre che è nei cieli. Insomma, Gesù ci ha fatto tutta la vita, ci ha fatto capire quanto il Padre ci ama e quanto noi siamo cari al Padre. Adesso, per il potere a Lui dato, desidera che tutto questo sia sparso in tutto il mondo, sia annunciato in tutto il mondo. E proprio perché gli apostoli capiscono, sanno, si trovano dinanzi davvero al potere di Gesù, potere dell'amore, potere della risurrezione di Gesù, che appena lo vedono si prostrarono. Dubitarono, c'è anche scritto, che vuol dire che dentro ancora sono attraversati da questo travaglio e forse lo saranno attraversati per molto tempo ancora dal travaglio interiore. Ma questo non toglie che anche loro cammineranno verso il martirio, la testimonianza piena, dare la vita, essere pienamente configurati nel dono dell'amore di dare la vita per Cristo e attraverso Cristo offrirla al Padre, sempre per questa straordinaria missione. E allora noi, nella Domenica della Trinità, cioè nella Domenica in cui la Chiesa ci invita a guardare al Padre attraverso il volto e l'autorità di Cristo, credo
cadiamo anche noi in ginocchio, prostrati a terra, per adorare non solo la grandezza di Dio, ma anche noi, Chiesa, discepoli, pastori e fedeli. Noi siamo mandati, a noi è affidato questo straordinario mandato. Quanto è grande! Forse se adesso io mi viene un po' di dubitare, dubiterei delle mie forze, di essere vescovo, di essere annunciatore, come forse anche voi potreste un po' dubitare delle vostre forze. Davvero riusciremo ad annunciare, a testimoniare, ad essere queste, ad avere questo ruolo di sposare Dio all'umanità, l'umanità a Dio, in Cristo Gesù. Ce l'abbiamo per la sua autorità, per il suo potere e per la sua elezione. Ci ha chiamato, siamo la Chiesa, ci ha chiamati ad essere annunciatori, testimoni e portatori. Facciamolo con coraggio e senza tentennamento. Adoriamo la Trinità, annunciamola agli uomini. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor four and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the